Ripercorre 5 anni di governo della città Paolo Foti nel suo discorso di commiato con Avellino. Entra nel merito di tutte le questioni affrontate, a partire dall'ex isochimica per finire al dissesto evitato, che sarebbe stata una tragedia per la città. Vado via con la coscienza a posto, con la consapevolezza di aver servito insieme ai miei assessori questa comunità con onestà, con trasparenza e con grandissima lealtà verso i cittadini di Avellino. Non sono stati anni facili, sono stati anni difficili. Passa in rassegna la differenziata, il decoro urbano per cui si poteva fare di più, la lotta all'evasione, la riapertura dell'Eliseo e quella prossima del centro autismo. Poi però ci sono anche i tanti avvisi di garanzia, dai quali, ne è certo, uscirò pulito. Chiederò un mega risarcimento danni, perché io ho qui stampato nella mia mente nomi e cognomi dei delatori che ogni 24, ogni 25 del mese prendono lo stipendio da questa amministrazione cittadina per poi sputargli addosso e produrre questi danni d'immagine. E mi costituirò in giudizio, vi preannuncio, con mio figlio, perché ci deve essere mio figlio che sopravvive a me per ottenere il risarcimento.